Pedagogo, attualmente pedagogo, un ottimo ragazzo. Questi sono gli alberi, questa è la piazza. Scusate la cattiva ripresa, ma non è che l'avevo già ripetuto, non è che fosse. D'altronde, cerchiamo di essere contenti. Io sono contentissimo di avere almeno questo pezzo. Questo è il titolo, Weltschutz. Vita. Vuol dire, queste sono le statistiche che ho fatto per per la Germania federale, Bundesrepublik Deutschland. Sono tutte statistiche che riguardano a lei, cioè tutta la situazione lì, quello che respiriamo. Questo è l'albero, come vedete quegli alberi, io sono lì che dirigo, questo qua con la barba. Sono gli alberi già adornati di tutta roba. Queste sono strisce gialle che i miei studenti con la scala stanno organizzando. Il tutto è di scene. Questo attualmente c'è il processo strisce gialle, cioè raggi di sole. Qui sono io che discuto con delle persone, questi sono i raggi di sole che finalmente entrano in città. Cioè, praticamente la critica è anche così. Io critico un po' la città di per sé, che è sempre questo smog, eccetera, e il sole non ce la fa penetrare così, perché sono curiosi che. E allora metto queste strisce gialle, finalmente vi vedete un po' di sole, ma insomma più o meno il sole c'è, ma non è così. Insomma, la critica è, beh, qui sono curiosi che stanno a guardare, interessati. Questo è il sole, uno dei soli. Vedete la striscia gialla di là che scende? Insomma, no, adesso non lo vedete. Questo è un curioso che si siede, anche lui cerca di fare qualche cosa un po' e si siede insieme all'altro. Questo è un tabellone, come del resto attualmente sto facendo, sagen Sie der Meinung, dite quello che pensate, cioè le reazioni del pubblico su quello che hanno visto visivamente, sul problema che riguarda, come del resto faccio adesso nella grafica, facevo prima lì. Questi sono curiosi, queste sono strisce gialle. Ripeto, gialle, perché dovete immaginarvele nella strada, nell'asfalto, in tutto, molto bello. Il colore che spero un giorno vediate è molto interessante. Questi sono curiosi che guardano, interessati alla scritta, a quello che ho scritto. Questo, come vedete, dietro a questa signora quando è passata, c'erano delle teste, delle figure, eccetera. Questo è anche stato fatto. Questo è un mio collaboratore che sta registrando, che c'ha la reazione di un pubblico. Purtroppo, ripeto, le cassette non ce l'ho più, sono sparite. Come del resto era sparito anche questo film che non lo trovavo, pensavo di non averlo più. Invece, questi sono curiosi che guardano i manifesti. Questi, come vedete, guardano i manifesti. Tutta la piazza praticamente è sotto la mia regia. Questo di nuovo, sagen Sie Ihre Meinung. E qui sta già iniziando, fino adesso è bianco, cioè la reazione è nulla. Questo è il chiosco, cioè il botteghino dove regalo i bollettini che avete visto precedentemente. Questi bollettini, il signore, come vede, se lo prende, questa signora qua scrive già quello che pensa. Mi fa molto piacere che ci sia almeno questa. Questo è un altro un collaboratore, sempre lo stesso, che è dietro, sono io che parlo anche con uno del pubblico. Poi indifferentemente passo per non disturbare il mio collaboratore. Qui, come vedete, hanno già scritto qualcosa, c'è cioè già una reazione che io poi. Questo è un mio collaboratore che parla di nuovo, ne ho parecchi, avevo circa 20 collaboratori che mi hanno aiutato, devo dire che senza di loro non avrei proprio potuto fare un'azione del genere. E tutti tedeschi. Questa è una mia collaboratrice che sta coprendo una delle sculture della piazza, tanto per simboleggiare questo smog che deteriora tutta. Io giro sempre così come fossi io, sempre instancabilmente in giù e giù, per controllare che tutto vada bene e per far sì che gli studenti guardino sempre questo progetto. Io l'ho messo in un posto e devono sempre leggerlo. Questo è il chiosco dove un collaboratore mio, quello lì con più alto, sta dando all'altro signore, discute. Questa è una mia sentenza che sta coprendo e io logicamente adesso gli dico di allontanarsi, che deve finire un'altra cosa e questo lo vorrei fare io. Spero che vada perché deve finire un altro lavoro da un'altra parte. Adesso mi darà il lavoro, mi darà il nylon e andrà, spero.
che non mi faccia questo torto di rimanere, ecco, vedete, vedete che faccio io, e mi accorgo di essere ripreso e mi giro e ridacchio un po'. Quei tempi avevo 10 anni di meno, ma insomma, non è che sia così grave. Questi sono la reazione del pubblico, questo è di nuovo un collaboratore che parla. Peccato che non ho proprio più niente, nessuna cassetta di registrazione, niente. Questo pubblico che guarda interessato quello che c'è scritto, come vedete sono statistiche, qui nella Repubblica Tedesca vanno 16 miliardi di... Vabbè, insomma non posso, qui sono i curiosi anche in macchina. Qui sono persone che hanno preso il mio giornale, credo non siano nemmeno tedeschi, bensì ospiti stranieri, cioè italiani, jugoslavi. Questo è un fotografo del Süddeutsche Zeitung che ha fotografato, finalmente è venuta anche la presse, così per dire. Eh sì, insomma, qui c'è il primo film, è andato, adesso vi presento il secondo, perché sono 4 filmettini di 3 minuti. Qui potete di nuovo sempre vedere, è tremendo, non si vede un tubero, non si vede. Questo è sempre un mio demiurgo che registra, se avete la forza di capire, di intuire cosa c'è, potete vedere uno che sta parlando, un altro, ma è... Ecco, qui sono io che mi sto vestendo da capitalista, mi vedete con lo smoking, sigaro in bocca, questo è il simbolo del capitale. E sto adesso facendo quel processo che già precedentemente vi dissi, cioè sto coinvolgendo il pubblico, cioè il popolo, gli studenti, il popolo, col mio veleno, con la mia plastica, col mio smog, senza preoccuparmi di quello che succede. Li coinvolgo e basta, ridendo, col sigaro in bocca e la pancia piena. E non mi preoccupo di loro, loro vivono bene, io vivo bene, loro stanno morendo, io invece sto vivendo perché ho la possibilità di andare da qualche altra parte, loro vivono in città. Io posso permettermi il lusso di uscire, però senza accorgermi, come vedrete, verrò coinvolto anch'io. Non so se non sarà tanto chiaro, ad ogni modo, ecco, li coinvolgo sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Questo è l'ammasso che potete vedere, una cosa molto interessante, e in questo momento loro mi soffocano, senza accorgerlo cascano e io casco con loro. E vengo praticamente soppresso, muoio con loro. Ecco, peccato che non si sia potuto vedere la sequenza. Io sono dentro, vedete quelle. Momento, vedete quelle gambe lì sono appunto le mie. Queste gambe che si alzavano, e in. Poi vedrete, ecco, adesso c'ho anche un viso lì con gli occhi spenti, ma non si vede un tubo, non si vede niente, si vede soltanto in alto, di nuovo ero io. Ecco, qui c'è già più pubblico, vedete quanto pubblico che c'è, che partecipa, scrive, partecipa, questo è il tabellone, scrive, discute, parla con i miei collaboratori che erano molto molto bravi, erano studenti dell'accademia dove io insegnavo. Questi sono curiosi, cioè curiosi il pubblico, no? Questo, come vedete, hanno già scritto parecchie pagine, non so, questa è la signora che discute, fa bene, fa non bene, non fate bene, fate bene, insomma tutto sempre il solito discorso. Cos'è questo qua? Noi glielo spieghiamo. Come vedete il pubblico è piuttosto interessato. Ecco, qui si può già avere, anche se malamente, un'idea di quello che è stato fatto, di questa teatralità, di questa visiva situazione. E inizia adesso il terzo filmetto, che è ancora più malamente, si può notare questo che vedete, ma ad ogni modo, insomma, il film devo farvelo vedere, è molto importante, poi ci sono anche sequenze piuttosto chiare.